E ciao a tutti ragazzi, qui è Endergar che vi parla e bentornati in questo nuovissimo video di Ravenperd, in cui saremo in una challenge un po' particolare. Infatti userò questo TAC MK0, che è una balestra che ha colpi incendiari e fumogeni. E userò solo questo, non ho altre armi, non ho niente. E neanche i bot hanno armi, hanno solo questa pistola, che ho anch'io tra l'altro. Ah, ovviamente anche delle granate. All'inizio la sfida che volevo fare era usare questa balestra che una volta one shottava i nemici, quindi un colpo morto, però adesso non fa più danno la balestra, quindi non posso neanche fare la challenge che volevo, quindi cercare di usare solo la balestra perché i bot non la possono usare e io nemmeno, quindi cercherò semplicemente di vincere un round cercando di usare principalmente solo la balestra. Mio. Sì, come vedete ha i colpi incendiari e sono veramente fortissimi. Infatti, difficilmente uno sopravvive a questi colpi, di solito almeno. Poi ha i colpi fumogeni, che non sono molto fumogeni, ammetto. Ma no, scusate, adesso voglio sapere come ho ucciso quello. No! Ma ho premuto X. No! Allora, un attimo, restartiamo perché non sto capendo, non sto capendo. Allora. Come l'ho ucciso quello lì? Perché io ho appena fatto un test prima di registrare, avevo visto che questa non faceva danno, meglio per quanto io potessi colpire una persona. Quella non si faceva un graffio. Ma mi ha giocato talmente tanto sta mappa che conosco ogni tattica. Boom! No! Mori! Oh, non muore! No, perché mi ha cambiato tipo! Si è un po' buggata. Vabbè, mi ha ucciso il mio amico. Scusate, però non posso neanche fare una challenge in cui intanto non farò kill. Ve lo dico già perché questa cosa quando tu uccidi con la balestra non ti dà la kill. Quindi già non faccio kill, se poi faccio anche 70 morti perché i miei amici mi tirano le granate. Non è molto simpatico. Allora, tiro una lì, così chi entra sicuramente si prenderà danno. Oh mio Dio! Aspetta, tu mi servi come testo. No, vedete, non uccide, non so perché. Proviamo a cambiare tipo. Usiamo quelle fumogene, vediamo se magari queste fanno danno. Che ha fatto? Mi ha cambiato tipo da solo. Scusate ragazzi se metto i ralenti un po' come barare. E lo capisco, ma voglio vedere. No, non fa danno. Qui probabilmente solo i miei amici fa danno. Chissà perché. Come vedete è un fumogeno in pieno stile. No! Cosa mi ha bloccato? Maledetti! Hanno messo qualcosa che ti blocca davanti alla porta. Se scomparisse. Cos'è che mi blocca? È il sangue. Questa roba. Un bug. Mamma mia. Il problema è che se io ad esempio sparo su queste scale, devo. Quando salgo, prendo danno per forza. Stavo dicendo. Questo è un grosso, grosso, grosso problema. Speriamo che non ci sia nessun altro lì. Ma tanto. Cerco di bloccare quella zona. Ok, là dentro morirà bruciato quello lì. Mi dispiace. Allora, tiriamo una granata là dentro. E una là dentro. E vabbè. Oh, che casino. Oddio, ma quello è caduto dal balcone. Ma poverino. Oddio, c'è ancora qualche fiammata qui. Devono aver modificato un po' la mappa. Perché c'è dei punti in cui ti blocchi e una volta non ti bloccavi. Guarda, maledetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Salve. Ragazzi, allora, è fondamentale, e dico fondamentale, chiudere la porta, tenere quella porta ben saldata col fuoco perché se entra qualcuno, loro hanno solo la pistola. Ah, guardate, l'ho ucciso adesso. Che è? Cosa mi ha fatto danno? L'ho ucciso adesso il tizio e mi ha dato anche la kill. E sono a 5 kill! E quindi. Non sto capendo, cioè. Dove prendo le kill? Cos'è che fanno effettivamente queste kill? Cosa ci fanno lì nella mia tabella? Adesso mi metto qua così. Sparare in prefire. 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 Si è conquistato appunto, si è stato. Oh, ragazzi, io ormai sono un mito con questa pistola, come potete ben notare. Perché dovete sapere che io a Ravenfield all'inizio ci giocavo senza mod.
E ci ho giocato tantissimo tempo senza mod, poi l'ho installato e ho capito che era molto meglio con le mod. E quindi questa pistola la conosco a memoria perché era l'unica che c'era in gioco a quei tempi e tuttora. Cioè, almeno io adesso ne ho altre, però ovviamente con le mod. Non è vero, c'era anche la Condor che era... No, fammi spawnare qua. Che era praticamente la revolver. E quindi avevo anche quella. Pam! Pam! Headshot! A rallenti, ma sempre un headshot rimane. Allora. Olè. In questa maniera penso che nessuno potrà passare per di lì. Fantastico, ottimo! Quell'andato. Sì, ho un problema qua. Sono circondato. Madonna mia, che colpo ho fatto! Qua ragazzi, questo era un colpone. Mamma mia, madonna. Questo era un colpo davvero maestro. Ho capito comunque, facendo headshot uccide, infatti. Ok, in headshot uccide con un colpo solo. Tipo adesso questo non è headshot. Bello! Quindi puoi fare la sfida cercando di fare solo headshot con la palestra. Strabella. Questa cosa, tra l'altro questa fa parte di un pacchetto mod di Rainbow Six Siege che io avevo già da tempo, anzi ci ho fatto anche un video delle mod di Rainbow Six Siege, però non ho mai fatto la palestra perché è uscita ieri, è uscita ieri e quindi non l'avevo mai vista e mai potuta provare perché è un'arma assolutamente nuova da scoprire. Non mi piacciono molto i fumogeni, devo essere sincero. Perché quando ci passi in mezzo il fumo scompare, quindi non ha senso. E allo stesso tempo i nemici non ci stanno dentro un po' ritontiti come dovrebbe essere. Il fumogeno servirebbe a quello, no? Bloccare i nemici perché ci entrano dentro e non capiscono più niente da quanto fumo c'è. Ok, però capite bene che non serve a molto. Allora. Morirò. Non sono morto, non ho capito bene come. Sì, ma questi sono saliti di sopra e loro li hanno lasciati salire. Cioè. Dovevo fare quella kill in headshot, scusate. Ma dai, 21 kill siamo, eh. Non male. Certo, lo fate principalmente con la pistola, però. E ancora non abbiamo vinto il round. E penso che mai lo vincerò perché con la pistola è veramente lento, molto lento. Tanto si usa il rallenti, ma la balestra con rallenti è qualcosa di spettacolare. Ma perché quello era vivo? Non ho la più pallida idea, ma quello lì deve morire assolutamente perché non ci può andare là. Mamma mia, ma che colpo mi ha fatto? Madò, colpo bellissimo. Apprezzo il loro impegno. Defeat, no, victory. Ah, non ditemi che c'è ancora il bug. Ah no, ok. Ah, ho fatto adesso il rumore della vittoria. Ci ho messo tipo un po' di ritardo. Ok, dimmi che non mi vedono. Magnifico, magnifico, pam! Pam! No! Pam! No! La mano tremolicchia! Ok. Volendo qua si potrebbe fare tipo una challenge, uno scopo senza mirare. Headshot, tutte cose così, insomma. Sarebbe veramente, veramente fantastico. Madonna mia! Vedete, tutto questo rosso è dovuto al fuoco? Sì, rosso perché è il sangue che droppano i nemici quando prendono danno, però. Abbiamo tolto tutti i punti, va bene? No, cavolo! Sono qua dentro? Cavolo, cavolo, cavolo! Non ci credo, non ci credo! Aspetta! Dimmi che non sono là dentro! Sì, sono là dentro! Vabbè! Oh, che casino! Oh, quanto casino! Quanto bordello, quanto bordello, quanto bordello! Sì, vabbè! Là dentro c'era un esercito! Cazzi, dentro c'è talmente fuoco che non si vede niente! Non si vede niente! Allora, cerchiamo di farli uscire tutti! Ok.
Non fanno in tempo a uscire che muoiono, cavolo. C'è troppo fuoco, ha preso fuoco tutto. Fuoco non è che sia molto realistico, però. Quei pochi che riescono a uscire escono con uno di vita, penso. Madonna, perché sono fatto danno? Perché c'è un nemico nascosto nella siepe? Ma poche danno. Surprise! Ma tu hai lag! Voi non avete visto quanto lag c'è stato per un secondo? O forse l'avete visto? Lag che è dovuto ovviamente al fuoco e alla gente che spona, perché erano troppi che spawnavano. Comunque la vittoria c'è stata, abbiamo vinto. Non credo in realtà che sia... Ma poi cosa è esploso là? Una questione di headshot, secondo me. Cioè, ok, sì, l'headshot uccide con un colpo, ma secondo me può uccidere anche... Cioè, non è che non fa danno. Secondo me fa danno, ma è poco, e quindi non uccide con un colpo. Vedete, tipo quello? Vedete, sì, perché uccide con due colpi. Che non è tanto l'headshot. Boom, kill. 26 kill che non mi aspettavo di fare, vabbè, li ho fatte principalmente penso con la pistola, poi se volete contarle voi, ma io non le ho per niente contate. Mamma mia che brutta l'animazione di salto del personaggio, non esiste. Ok, vabbè, sì, ciao. Ammetto che volevo fare una challenge in cui cercavo di fare 30 kill, 30, di balestra, cercando di non morire mai. Quindi 30 kill di fila, so che non ci sono mai riuscito, però cercare di farle queste 30 kill. Peccato, e le volevo fare sulla mappa di Nuketown, che non so se voi avete mai visto, penso di sì. E... ecco, questo lag è dovuto alla quantità immane di sprite che ci sono in questa stanza. E di Vio che ha fatto esplodere una bomba on my face. Insomma, non è stato proprio bello, visto che sono moruto. Scusa? Vabbè, mi sono lanciato da una montagna. Excuse me. Sai cosa possiamo fare? Sapete? Allora, torniamo al menu. Facciamo Oceanside, che è questa mappa, Oceanside. Eagle, va bene, ma il posto di point match, visto che tanto abbiamo capito che la palestra non uccide subito, facciamo Spec Ops, che è tipo la modalità campagna di Ravenfield. Vediamo come esce. Noi siamo in casa. Non posso neanche portarmi le granate, faccio capire. Ah, non ho preso... Scusate, piccolo errore tecnico che non ci voleva affatto. Weapon, mi ha tolto anche l'NV Google Slack, come cavolo si chiama? No, devo andare giù. Equipment. Senza volere lo devo aver tolto, infatti. Vabbè. Playamo. Ok. Interessante. Allora, noi siamo nella caverna. State qua voi. L'hanno migliorati? Non sbaglio. I Night Vision Googles. Mamma mia, nel fuoco non si vede niente. Penso sia morta quella guardia. Ho messo i fumogeni per errore. Ops. Vai, ne tiro uno. Allora, ragazzi, dobbiamo attaccare Track. È un problema. Problemone, madonna, cos'è? Una nube di gas. Allora, potrebbero essere anche qua sulla strada o qua sotto il ponte. Fanno di quelle tattiche che nessuno si immaginerebbe. Nessuno se ne immagina proprio perché fanno schifo. Mori. Quello dovrebbe essere morto. Scattato l'allarme. Chi l'ha fatto partire? Ah, ma l'hanno fatto partire a caso. Non mi hanno visto. Sì, mi hanno visto. Ah, quello lì, maledetto lui. Praticamente è una balestra con un colpo o un morto, perché alla fin dei conti è questo quello che accade. Beh, ho fatto in realtà una kill, mi dice il gioco, però in realtà li ho uccisi tutti.
Guardate, adesso ho 40 di vita, però guardate se adesso mi tiro un colpo di balestra sui piedi, guardate il danno. Boom, vengo carbonizzato. Cioè, pazzesco. Facciamo un altro paio di missioni. Oh, questa che era quella di prima. Quindi dalla casa, e voi rimanete un attimo qua, che nessuno ovviamente è rimasto lì, ad Antenna. Metto i Night Vision Googles. Anche se non vedo nessuno. No, cavolo, muoio! Certo, potrei vincere anche relativamente a caso, nel senso sparando a caso. Va bene. Però non mi sembrerebbe il top. Oh, oddio, sta missione è impossibile. Sta missione è impossibile, ve lo dico già. Potete cercare di fare voi qualche uccisione prima? Di solito le faccio io, però. Allora, usciranno tutti ed entreranno dalla casa. Quindi come escono entrano, quindi è meglio bloccare subito l'entrata della casa. E... No, ma sei scemo! Perché ti sei buttato nel fuoco? Per quale motivo? Dai ragazzi, però è impossibile. Ma dai, ma questo... Ma guardate! Si suicidano! Ma questo è mio alleato? Ah, mio alleato, meno male. Come mi pare, ma si suicidano. Si suicidano. Ma quanti mancano? Ariu, mio alleato? Non ho ucciso nessuno, non ho ucciso. Cioè, pochissimi sono morti. Hello? Questo sapevo che fosse qua. Perché è sempre lì. Anche quando abbiamo fatto questa mappa nella campagna di Ravenfield, ragazzi, era lì, se vi ricordate. Maledetti voi, maledetti. Guardateli che entrano ed escono dalla casa, proprio come vi ho detto io. Maledetti loro. Mamma mia, era mio alleato. Mamma mia, era mio alleato, era mio alleato, era mio alleato. Aiuto, aiuto, che succede? Chi mi spara? Eccolo! Maledetto! Era bucaniere il mio alleato. Scusate, ma non potevo saperlo. Ma come mi ha ucciso? Stavo morendo, prendendo fuoco, com'è morto? Dai, facciamo l'ultimissima. Vabbè, questa l'abbiamo appena fatta praticamente. È un po' il contrario di quello che... Aiuto, cosa è successo? Che abbiamo fatto adesso? È impossibile, io ve lo giuro, è impossibile con sta balestra. Soprattutto con... di notte è qualcosa di... uscendo. Ma come mi prendono attraverso i muri a momenti? Senti. Ma come mi hanno preso? Come? Come? Sto morto come? Ma questo dove mi spara attraverso l'albero? Adesso qua l'avete visto tutti. Il colpo ha trapassato tutte le recinzioni, tutti i muri e mi ha colpito. Va bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Da qui Undergard è tutto e ci vedremo ad un prossimissimissimo video. Non so se lo farò di Ravenfield, però se volete che provo a fare qualche challenge con questa balestra che è formidabile. Non è vero? Basta che me lo dite e lo farò istantaneamente. Perciò ovviamente iscrivetevi e lasciate like e niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!